Eccoci qui per questo bel test in cui faremo vedere un'incordatura più o meno fra il 70 e l'80%, adesso vedremo quanta se ne prende, per fare un'alta idratazione, tenendo conto che noi partiamo da una farina che è una farina Buitoni, proprio la più classica, che è la più debole che trovate al supermercato. Sale, lievito di birra e l'acqua fredda. La cosa da ricordare fondamentalmente è che gli ingredienti li trovate tutti quanti sul vostro bel calcolapizza, vi fate i conti, 80%, e poi una volta preparata tutti gli ingredienti, il resto viene da sé. Eccoci qua. Mettiamo gran parte dell'acqua. Dopodiché mettiamo tutto il sale, che è 35 grammi per litro, il lievito di birra che è 11 grammi per chilo, ma tenendo conto che io in questo caso sto facendo un'alta idratazione anomala, perché non ci devo fare le teglie o le pale, ma devo semplicemente farci della pizze fritte per pranzo, quindi fra 4 ore più o meno. È chiaro che con un tempo di lievitazione così breve la qualità di lievito schizza alle stelle, e va bene così. Abbassiamo la macchina, tenendo conto questa è una splendida Sunmix planetaria, che è un po' paragonabile ai Kenwood, forse anche un po' meglio. Dopodiché portiamo la velocità bassa e cominciamo a amalgamare, forse anche un po' più veloce. Ecco, ed ecco che l'acqua fredda comincia a pervadere tutta la farina. Il gancio comincia a fare fatica e aumento la velocità. Oh, perché parto col gancio? Perché tutto il lavoro iniziale, la parte più difficile, viene svolta con bassa idratazione, e la bassa idratazione non richiede l'uso della foglia, ovviamente, perché altrimenti tutto l'impasto verrebbe raccolto dalla foglia e in un batter d'occhio rimarrebbe attaccato alla foglia e non verrebbe più lavorato, non verrebbe più impastato, quindi passereste ore a stacca e attacca, stacca e attacca. Non è male, voglio dire, però insomma, se si può evitare è anche un po' meglio. Quindi andiamo avanti adesso con questa farina debole, e vedete che comincio già a grumare la gran parte, ancora non si è formato il glutine. La macchina dovrà lavorare 6-7 minuti con bassa idratazione, perché dovrà assorbire tutta l'acqua, farla assorbire dalla farina, e poi dovrà sviluppare un bel glutine. Io aggiungo un altro cicinin d'acqua. Aiutare l'assorbimento della farina, ed ecco che infatti subito si compatta e comincia a formarsi la massa. Allora, è inutile che io adesso vada avanti per 7-8 minuti, perché mi stanco anche a stare in piedi fermo così. Quindi lascio andare la macchina, aspettiamo prima però se vediamo che riesce a prendersi l'impasto. Come vedete si comincia a formare la massa, ancora un po' briciolosa, diciamo, a essere più compatta. Sentite che la macchina comincia a fare sussulti, perché ovviamente i sussulti sono dovuti alla fatica che fa, allo sforzo. Ecco, qualche impuntamento è normale, vista la bassissima idratazione della macchina. E vedete come va. Ecco, questa è la fase più importante, perché se si riesce a far assorbire bene l'acqua, come sta facendo adesso la macchina, e a far incordare a questa bassa idratazione, sviluppando il glutine qui adesso, che è la fase più facile in cui si può sviluppare il glutine, questa maglia glutinica che avremo sviluppato ce la porteremo con effetti positivi per tutto l'impastamento fino alla fine. Quindi questa è la cosa principale, far lavorare la macchina tanto, tanto, tanto in questa fase. Delle briciole in fondo alla ciotola, però la macchina ha
quasi totalmente fatto, ci mettiamo proprio una micro goccia d'acqua. Non ho fatto altro, La macchina è andata a lavorare da sola. Sono passati circa 5-6 minuti da quando abbiamo cominciato a mettere l'acqua. Quindi proprio vedete che adesso la massa è molto più accorpata, molto più formata. Cominciamo ad aggiungere piccoli quantitativi d'acqua. Come cercavo di dire prima, ogni volta che la macchina riceve acqua, diciamo, diminuisce la fatica e quindi lo sforzo, grazie alla fluidificazione dell'acqua, e quindi aumenta il numero di giri, ma la velocità è sempre quella, quella iniziale. Aumentato velocità. Dopo un po' che abbiamo aggiunto l'acqua, la macchina la fa assorbire la farina ed ecco che si ricompone la massa iniziale, forse anche un po' meglio perché è più lavorata. Poi questo principio riportato qui in questo video è lo stesso identico che vale per qualsiasi sistema di impastamento, sia a mani che spirale, planetaria, bracci tuffanti, è sempre lo stesso, ossia si ottiene un'ottima incordatura quando ancora c'è poca acqua, quindi bassa idratazione. L'ottima incordatura permette uno sviluppo di una maglia a bassa idratazione molto più forte di quella normale. E solo successivamente, una volta che si è formato bene, quindi siamo a 6-7 minuti di impastamento, solo allora, con la macchina che ha sviluppato il massimo della corda, si comincerà a aumentare l'acqua, cosa che stiamo per fare. Sono passati circa 6 minuti. E l'impasto è visibilmente incordato al top. Adesso vedremo, ovviamente non è sicuro, anzi è quasi certo che non incorderemo all'80%, dato il fatto che si tratta di una bitone, non mi ricordo, vado a vedere la carta. Solita storia, la macchina prende acqua, la macchina da sola aumenta la velocità perché fa meno sforzo, e poi una volta che l'acqua viene assorbita dalla farina, dall'impasto, aggiungiamo ancora un po' di farina, di acqua. Siamo un'idratazione abbastanza alta adesso, secondo me siamo intorno al 60%, dove una barilla è già un gran buon risultato. Si va
progressivamente pulendo, asciugando. Acqua. Io fermo il video per evitare video troppo lunghi. Appunto, ho solo staccato e ribaltato l'impasto che era salito troppo sul gancio. Mettiamo un po' d'acqua. Comincio a pulire le pareti della vasca sopra, sotto resta ancora attaccato perché ovviamente ho fatto fatica a tirarlo su adesso.
impasto d'aggancio. Abbassiamo la macchina e vediamo di nuovo. Si è presa tutta, vedete? Funziona alla perfezione. Fin qui ci siamo arrivati. Adesso stoppiamo e poi continuiamo con un minuto filmato. Ho pulito la mascherina, ho messo un po' d'acqua. Guardate quanta è rimasta, praticamente solo il fondo, ormai abbiamo superato il 70% con la nostra umile barilla. Andiamo avanti, fino a che non avrà assorbito. Di acqua è stata completamente assorbita anche grazie all'aumento un po' della velocità. Mettiamo ancora un po' d'acqua, una volta poca perché sennò lo schiaffettio. Meno. Vedete che giù resta pochissimo impasto attaccato al fondo della ciotola. Sono abbastanza fiducioso, considerato come si sta comportando, penso proprio che otterremo un bel risultato. Adesso è un po' sceso l'impasto, ma penso che si lo riprenda. Questa è la rimane posizione migliore. E infatti quasi totalmente ripreso, vedete? Sentiamo un attimo la velocità. Non c'è più adesione della massa sul fondo. Ok? Passiamo un po', se no a questa velocità quando immetto l'acqua succede, lo sapete. Andiamo a rimetterci ancora un pochino. Questo è uno dei momenti in cui probabilmente converrebbe montare la foglia. Però qual è il problema della foglia? Che se io monto la foglia, l'impasto risale sulla foglia immediatamente tutto. E da quel momento in poi la lavorazione è quasi inesistente. Ci aspettiamo che si puliscano le pareti della ciotola, poi fermiamo il video. Sta riducendo anche questa volta la quantità di impasto sul fondo. Vedete, ne resta sempre meno.
fatica a tirarsi su, vedete? Lo riduce, ma non rapidamente e non del tutto comunque, insomma. Ci siamo quasi, eh? Piccola, sempre meno, sempre meno, e soprattutto sempre più incordata la parte che resta. Guardate che spettacolo, è una barilla, non ce ne scordiamo. Siamo quasi arrivati all'80, faremo al 75 pure più. Ok, io considero forse opportuno fermarmi, non lo so, facciamo ancora un mezzo minuto. No, no, se la prendo, se la prendo. Sostanzialmente staccata, se resta resta proprio un francobollo, ma sostanzialmente staccata. Anche questa sarebbe utile. Fermiamo tutto, lasciamo la macchina ferma un paio di minuti e riattacchiamo per lo schizzo finale. Ultima, speriamo ultimo giro, riavviamo la macchina dopo una bella pausa e vedete che rapidamente si riprende tutto e ricomincia a schiaffettare. La pausa ha fatto bene. Adesso mettiamo acqua, questo pochetto ancora residuo. È rimasta solo questo pochino, saranno un 20 grammi, qui ce li può far mettere credo il prossimo giro. Nel frattempo aumentiamo un po' la velocità. Pausa per pulire la plastica, perché non si vede niente, eh? Si vede molto meglio adesso, vedete come si la tira su. Farina un po' di forza, adesso abbiamo già abbondantemente finito, questo è un esperimento un po' estremo, eh? Residuo sul fondo sempre di meno, passiamo la velocità, ci mettiamo a posto perché non ci vorrebbe più possibile prima di mettere tutto in acqua. La ciotola riprende l'originale pulizia, eh? Piano piano. Ed
spalla. Come vedete il rumore è fortissimo. Aspetta che abbiamo quasi finito. Abbiamo quasi finito. Ecco qua. Io la considero staccata, perché no. Ah no, è proprio. Riattacca dopo un po', ma stacca, eccola, adesso è staccata completamente, perfetto. Allora, ultima acqua, passiamo. Passiamo un po'. Passiamo l'acqua finale. Passiamo la tutta perché sono molto stancato di questa cosa. Da qualche goccia che ha trapassato la ciotola. Con barilla 80%. Guardiamo il risultato finale. Risultato finale, eccolo qua. Voilà. Barilla 80%. Cola. Mi sembra normale. Ora farò qualche pieghetta e poi è fatto. Bene, grazie a tutti. Attenzione. Finito. Una volta finito di incordare, si avvia, si dà tutta birra. Il gancio non si tira su tutto l'impasto, si impiega 5-6 secondi, poi si ferma, si apre e vedete il risultato, ragazzi. Questo è un impasto spettacolare, spettacolare. Okay, siamo alla fase finale, ecco il distacco dell'impasto. Come vedete mi sono cresciute 3 o 4 mani, perché con due mani mantengo la ciotola, con due mani faccio il distacco, con altre due mani faccio le riprese. E adesso un paio di pieghe e con altre due mani mantengo il vaso sotto. E voilà. Uno. Due. Ragazzi, questa è una barilla, ve lo ricordo. Oddio, ci stanno 100 e passa grammi di polselli gialla, però su un chilo, eccolo qua. Direi che ci siamo. Basta così.